E basta con i riflettori, i flash. Ogni tanto un cambiamento ci vuole. Inizia una nuova vita. Oh, e qui c'è Vin, uno dei founder di Love Design, molto preciso, tecnico, uno che ne sa, pacchi, insomma. Buongiorno, Vin. E loro sono invece Laura e Simone, che come vedete sono sempre molto indaffarati. Buongiorno Laura, buongiorno Simone. Luca, piuttosto hai pensato a che cosa scrivere sul blog? Sì, sì. Grazie. Ah, e lei è Marta. Un'altra valida collaboratrice di Love Design che credo non mi sopporti già più. Luca, credo ti stiano aspettando sotto. Forse ho capito. Sono bellezza e funzione che diventano linea. E poi si tratta di buttare giù uno schizzo. Allora è così che hai fatto un designer. Davide, ti presento Luca. Adesso anche lui fa parte della nostra famiglia. Ah, tanto piacere, finalmente ti conosco. Piacere mio. Davvero. Ma perché dopo Rodolfo, insomma, l'arrivo del secondo genito, sarai emozionato, no? E ho ricevuto il materiale sul mio computer, è fighissimo. Solo pensavo, difficile che ci stia a casa mia, no? Certo che ci sta. Guarda, puoi combinarlo come vuoi. È come quando il gatto mi sale sul decoder e gli metto una tavoletta con un cuscino e lo... Vuoi trasformare il tuo salotto in una postazione da un stadio? Lo puoi fare. Sposto un cubetto di qui, un cubetto di là. Più semplice di così. No, scusa, permettimi, però perché a questo punto posso progettare qualcosa anch'io. Gli do il mio nome. Lo chiamo Luca. Un po' di carattere, un po' di personalità e voilà. Ah, ok, è così che hai fatto un attore. In che senso? Gli oggetti devono fare compagnia. Ma devi saperli disegnare.